amici, noi stiamo bene, grazie a Dio, ma speriamo anche che ognuno di voi stia bene e che ognuno di noi scopra l'essenza della vita. Ieri abbiamo fatto un collegamento con l'Osservatorio Astrofisico di Torino. La scusa era una lezione per i bambini, ma è stato un grande insegnamento per tutti noi. Vedere quanto la Terra nel sistema solare è un puntino, quante cose meravigliose ci sovrastano. E questo è stato un invito grande a alzare gli occhi al cielo. È l'augurio che abbiamo per ognuno di voi. In campagna la vita è ripartita, vedi le api, si sentono gli uccellini alla mattina, vedi i primi insetti che svolazzano e poi i fiori, il verde. È uno dei miei momenti preferiti della vita qua a Barolo, il risveglio. C'è anche tanto silenzio, ci mancate. Magari vedete sui telegiornali che in Italia la gente canta dai balconi. Siamo fatti così, abbiamo bisogno di questa umanità. Di tornare ad abbracciarci. Veramente, abbiamo una grande speranza di rivederci tutti quanti qua a Barolo. Vi stiamo aspettando già. In questi giorni siamo anche oggetto di un grandissimo affetto da parte vostra e siamo veramente commossi. 2 mesi fa guardavamo con preoccupazione all'Asia, pensavamo ai nostri amici a Shanghai, a Hong Kong e al tempo stesso iniziavamo ad avere le attenzioni degli amici che abitano negli Stati Uniti. Ve lo vogliamo condividere per ricordarci quanto grande e quanto generoso possa essere il cuore dell'uomo. E anche se sappiamo che sul mercato è un periodo difficile, non si potrà raccogliere se non si semina. E si semina in periodi non facili, in periodi nei quali fa freddo, ecco, nei quali sembra che tutto sia contro la vita. E quindi vogliamo condividervi questa fiducia che noi abbiamo. Mai come in questa occasione, l'Europa si è rivelata un'istituzione un po' logora, lacerata da egoismi, ma anche da decenni di benessere che hanno fatto dimenticare le ragioni del nostro stare insieme come europei. L'Unione Europea fu fondata all'indomani della Seconda Guerra Mondiale da tre amici, Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer e Robert Schuman. Immaginarono un continente unito, solidale, dove bene particolare e bene di tutti potessero coincidere. Furono ispirati da quelli che Alasdair MacIntyre chiamò gli uomini di buona volontà. Erano gente come Benedetto da Norcia, che in un'epoca di dissoluzione politica e sociale non dissimile da quella odierna, diedero impulso alla stabilitas, cioè restarono mentre altri scappavano, ricostruendo dalle macerie, bonificando le paludi, coltivando terre incolte, preservando nelle biblioteche la cultura, insegnando e facendo dell'accoglienza una virtù. Amici, noi sappiamo che ci aspettano tempi difficili. Pensiamo a tutti i nostri amici ristoratori che hanno fatto dell'ospitalità una missione di vita e oggi sono senza lavoro. Vi abbiamo tutti, tutti nel cuore. A tutti voi vorremmo dedicare l'esempio di questi uomini di buona volontà. Dovremmo curare la salute, ma poi ci sarà da curare le ferite dell'anima. Ci è chiesto di dare il nostro contributo a tessere una socialità nuova, con la creatività e la laboriosità che fanno del cibo e del vino un richiamo unico alla bellezza. Poco fa Isidoro parlava del silenzio nella langa. Io questo silenzio, anzi noi, Milena ed io, questo silenzio l'abbiamo sperimentato nel 1986. Il 29 maggio è caduta una grandine incredibile che ci ha distrutto tutto. Vedevamo già i tralci che arrivavano all'ultimo filo, i grappolini erano lì che stavano sbocciando, ecco, stavano fiorendo e dopo la grandine ci siamo ritrovati come in pieno inverno, non c'era più un angolo di verde, c'era un silenzio incredibile, nelle narici solo l'odore dell'ozono della grandine, non si sentiva più un cane abbaiare, un uccello cinguettare, per diversi giorni siamo rimasti in silenzio. Abbiamo però avuto fiducia, abbiamo curato queste piante, le abbiamo dedicato tutto il tempo, abbiamo trovato anche tante persone che ci hanno aiutato, ci hanno incoraggiato. Il mio pensiero va a Gemma e Aldo Conterno che ci accolsero a casa loro quando noi abbiamo fatto un giro per vedere la grandine cosa aveva fatto attorno a noi. Ma siamo andati avanti, abbiamo avuto quella fiducia e poi poco per volta gli uccelli sono tornati a cantare, a cinguettare, i cani ad abbaiare, i nuovi germogli sono usciti, la vita è ripartita, si è aperta una stagione nuova. Eravamo già contenti di arrivare alla fine dell'anno, di avere
il legno, i tralci buoni per la potatura dell'anno dopo. Eppure la natura è stata ancora più generosa, ci ha permesso di raccogliere dei grappoli e siamo andati oltre ogni previsione. E vorrei che fosse anche questa la previsione, che dopo il brutto verrà il bello. Dopo questo momento drammatico che colpisce tutti, che colpisce in tutto il mondo, che ci si torni veramente ad abbracciare, perché anche il contatto fisico è importante. Il vino non lo si può assaggiare per corrispondenza, lo si deve mettere in un bicchiere, lo si deve poter annusare. Un abbraccio veramente, e ve lo facciamo a tutti e a ciascuno di voi. Coraggio anche per voi, presto ci ritroveremo. Noi continuiamo a lavorare, a curare le viti, a sperare una vendemmia 2020 bella, importante, ricca di profumi, di gioia, ma anche viva di questi ricordi, di questi momenti difficili. A presto, arrivederci, grazie. Grazie. Ciao.